Amici di SportRiver.biz, SportRiver.biz Channel, ben ritrovati all'Isola che galoppa, la settima puntata che parlerà e analizzerà il convegno turritano che si è disputato giovedì 6 agosto. Parleremo anche delle tre corse, perché ovviamente un occhio di riguardo sempre agli anglo-arabo, le tre prove che ci sono state a Follonica. Ovviamente parleremo soprattutto del convegno, come ho detto prima, che c'è stato giovedì 6 agosto, dove erano in programma delle interessanti prove per anglo-arabo, puro sangue inglese e puro sangue arabo. Partirei subito con la vittoria di Sud Sound System, questo cavallo nato e allevato in Sardegna che giunge alla sua sesta vittoria in carriera, il figlio di Sound of Desert e Mankar, nella Sprinter Cup che metteva a confronto i migliori velocisti puro sangue inglese di 3 anni e oltre. Cuor contento ha preso il comando deciso nei confronti di Sud Sound System, che si manteneva subito in seconda posizione. Cuor contento è andato davanti a sfruttare i 10 kg in meno rispetto ai rivali. Qua vediamo addirittura un margine considerevole nei confronti di Sud Sound System, mentre si fa sotto anche Lucky in Your Eyes, Roccafolte, Jordison e Pintor Physic. Si entra in retta, cuor contento sembra amministrare questo vantaggio, ma si affievolisce improvvisamente l'azione. Va un po' in apnea, ne approfitta Gavino Sanna che abbraccia e frusta, sospinge Sud Sound System che scatta e brucia tutti nei pressi del palo, conserva una lunghezza su cuor contento. Lucky in Your Eyes aveva seguito la scia di Sud Sound System ma è terza, al quarto ha concluso Georgison. Vittoria dunque per Sud Sound System, portacolori del signor Balchisio Piras, anche all'allevamento ovviamente condivisa questa vittoria con tutti i figli e soprattutto con i soci proprietari, tutto l'entourage come stiamo vedendo ora dalle immagini al tondino, nella foto diritto. Quindi vittoria anche per il trainer Gianmarco Pala, molto raggiante. A fine corsa noi ci sentiamo Gavino Sanna e appunto Gianmarco Pala. Gavino Sanna! Non potevi mancare al tabellino dopo un secondo e un terzo posto. Sud Sound System è un cavallo che avevi già montato, oggi era un po', non dico favorito, però era meno atteso rispetto agli altri. Sì dai, oggi siamo bei cavalli, Roccafolte, sono cavalli che sono specialisti della pista e di mille metri. Lui aveva corso bene ultimamente, aveva perso male 2 settimane fa, mi sembra, 15 giorni fa, ma oggi mi è venuta una corsa perfetta. Uno che camminava davanti, mi sono messo secondo, ho aspettato l'addirittura, mi ha reagito sempre. Sì, ha corso alla grande, ha fatto anche un bel finale, quindi cavallo. Sì, perché ho trovato uno che mi ha portato fino al 200 dal palo. Sì, complimenti Gavino. Grazie. Stiamo cogliendo la settima vittoria in carriera, tutti e 7 con te. Oggi forse un po' meno atteso anche al betting, invece ha dimostrato quello che vale. Era un po' meno atteso a livello di pronostico, però in cuor mio sapevo che poteva essere della partita. Gli avversari sono sempre gli stessi, ci conosciamo benissimo, e quindi niente, io ci credevo molto. Ti dico la verità. Sì, anche perché ha fatto una bella corsa. Forse con l'andatura all'inizio lui si fa portare, poi forse la tattica che guarda, preferisce. Non gli è venuta benissimo perché comunque ha perso un po' la partenza. È rimasto un po' indietro, però Gavino, devo dire la verità, è stato impeccabile. Mi ha fatto gli ordini in maniera perfetta. È riuscito ad ovviare a una partenza non felicissima, perché è riuscito comunque a reinserirsi. E bene, la soddisfazione è enorme, anche perché non più tardi di 2 settimane fa abbiamo fatto una bruttissima figura nell'ultima prestazione per un problemino, insomma, dell'ultimo momento, e oggi quindi sono molto contento. Sì, si è riscattata alla grande. Senti, ormai è un anziano, se si può considerare così, 1000 metri, 1200 forse il suo standard. Ma guarda, io sono convinto che il 1000 metri non sia proprio la sua distanza ideale, però si adegua a tutte le distanze. Ti dico la verità, potrebbe correre anche a 2000 metri, potrebbe correre, certo. Nella sua categoria, Bruno, non è un cavallo, non è un fenomeno. Rimarchiamo il fatto che è nato allevato in Sardegna. Nato allevato in Sardegna. Quindi, e rimarco anche l'Assa Romagna. Anche tu. Complimenti Gianmarco. Grazie Bruno, ciao. L'Assa Romagna anche lui, come Zucca, Gianmarco Pala. Lo salutiamo e rinnoviamo i complimenti a tutto l'entourage di Sud Sound System. Davvero un cavallo encomiabile per costanza di risultati, sta facendo divertire tutto il suo team. Ricordiamo che la madre è Mankar, un ex L3C, una cavalla sicuramente che ha fatto bene, quindi il pedigree è ottimo e niente, si godono questo bel puledro. Ricordiamo anche che era orfano dalla nascita, quindi una storia particolare, insomma,
molto romanzata e merita il giusto spazio sul sound system. Complimenti dunque, e passiamo ora al premio ENCI Memorial Bernardo Meloni, prova sui 2000 metri per fondo inglese di 3 anni, corsa che ha visto un ritmo blando per circa 1000 metri, dove si è trovato in testa Benitos, accompagnato da Botswana, la grigia bimba, scusate, Baenza di Montalvo si manteneva all'interno, mentre Brera gravitava all'attesa. Posizioni che non mutano, anche il ritmo rimane un po' spento, tant'è vero che quando si entra nella dirittura opposta alle tribune, come stiamo vedendo, Benitos, soprattutto Nino Muro, prova a sveltire l'azione, qua richiamata la frusta a Benitos, Botswana inizia a accompagnare, mentre dall'esterno decide Gessa di Sella Brera di aumentare il ritmo. Brera la vediamo quella in giubba rosa e cap rosso. Si entra nella curva finale con Benitos sempre davanti, Botswana è già accompagnata, in mano invece Baenza di Montalvo. Brera se la fa tutta all'esterno. Forza qui Brera per passare, Benitos qua un attimo di indecisione che sacrifica anche un po' Botswana, ma è Benitos che ha toccato lo steccato, prova a venire a casa. Baenza di Montalvo in questo momento sembra poter avere la meglio, anche perché la falcata sembra quella giusta, ma trova la reazione di Brera che nell'ultimo tratto ingrana la quinta con Sandro Gessa in sella, trova il primo successo in carriera nei confronti comunque di una positivissima, direi, Baenza di Montalvo. Bene anche Benitos, che comunque rimane lì al terzo posto, al quarto, un po' staccata Blue Star, che l'attesa un po' anche ai pronostici. Quindi vittoria per Brera, terza stagionale per la Connection Pinna Gessa, questa figlia di Physique e gli Alade Sedini. La madre ha avuto già un'altra vincitrice, oltre ad esserlo lei, Regina Rubacuori, una fondo arabo. Figlia di Ghost Demores, proveniente sempre tutto dalla sia Regina Rubacuori che Brera, dall'allevamento dei fratelli Pilo, quindi complimenti anche a loro. Noi ci andiamo a sentire Sandro Gessa e il signor Antonio Fisio Pinna. Aspetta. Sandro Gessa porta a compimento la missione, a far vincere Brera. Sì, finalmente, finalmente, perché è una cavalla a cui ci ho creduto tanto. Poi Antonio mi ha minacciato un po' dopo il licenziamento, cioè, ho rischiato il licenziamento perché sono andato davanti l'altra volta, ora l'ho messo dietro, di là si andava un po' piano, li ho fatti camminare nonostante ho fatto la terza ruota, lì è una cala di passo, non la devi mai fermare, in fondo arriva anche Gavino, mi passa, ma lei riparte con l'aiuto del cavallo e vince bene. Senti, se pensi che possa essere questa la tattica giusta per lei? Sì, farsi portare molto meglio, se camminano ancora meglio. Complimenti, Sandro. Grazie. Antonio Pinna, al training ai colori di Brera, una cavalla positiva nelle sue uniche due uscite, terza all'internazionale. Il premio ENCI è un premio che ha vinto in passato, che ha lanciato grandi cavalli, tipo mi viene in mente Profondo Rosso. Il futuro di questa cavalla, oltre alla prestazione di oggi. E continuare a correre sperando che copra almeno le spese. Tattica di corsa, visto che ci sono stati problemi. Sì, è meglio che si corra dietro e si faccia l'arrivo, non la partenza e dopo si sta nelle retrovie. Il palo è qui, non è di là. Quindi questa di stare di correre in rimessa È può una essere. cavalla che deve correre dietro, fa bene la distanza perché è arrivata bene, ha lottato e sono contento, ci Sì. sarà un giorno fortunato o che sia. Vabbè, lei comunque si è sempre comportata bene. Senti, a proposito di distanza, le grandi prove, quelle importanti, sono sui 2004 e 2008, quindi si presenterà bene anche lei. Lavoreremo con 400 metri in più e speriamo di fare almeno bella figura. Certo, sicuramente sarà una delle protagoniste. Complimenti Antonio, questa è la terza vittoria stagionale. Grazie, E in bocca al grazie. lupo per il futuro. Ciao. Bene, abbiamo sentito anche Sandro Gessa e Antonio Fisio Pinna, quindi Brera un po' si candida ad essere l'antagonista al momento di Ballatisola e Brivido Abbaio, che sicuramente sono i due top level in questo momento per quello che hanno dimostrato in pista dei fondo inglese della generazione 2020, quindi Brera comunque si posiziona al terzo gradino e poi saranno le prove, quelle che ci saranno più in avanti, ovvero anche fra un mese ci sarà quell'edizione dell'internazionale, evento della regione Acrivano, in 2400 metri, ci sarà il Gran Premio Sardo, insomma. Vedremo chi poi la spunterà. Comunque Brera si candida. Bene anche Baenza di Montalvo, devo dire, una cavalla da rivedere in quel contesto, perché ha fatto tre corse in 2 mesi, quindi un po' forse ha pagato il
il rientro comunque bene, l'allievo anche di Antonio Cutto, e bene anche Benito, che comunque ha fatto male una corsa contro schema tattico a lui congeniale, quindi è arrivato a terzo, quindi da rivedere anche Benito in questo contesto. Niente, passiamo ora, facendo i complimenti a tutti per Brera, alla vittoria di Vulcano Bay Bonorvesu, che ritorna vittorioso. L'ultima vittoria l'aveva conquistata a Sassari lo scorso ottobre, credo, e ritorna vittorioso a Sassari in un premio da 6,6, dove il favorito Antares del Ma ha avuto qualche difficoltà alle gabbie. Comunque i led sono stati bravi a metterlo dentro e ha preso subito il comando della testa come sua consuetudine, ma ha subito la tattica di corsa del team De Riu, che mandava Valentina Baigonare a sveltire il ritmo, quindi si trovava un po' in difficoltà in questa fase Antares del Ma, perché non è stato lui a costruirsi la corsa, ma Valentina Baigonare a trainare Vulcano Bay Bonorvesu, il compagno di colori, di allevamento e di training. Qua lo vediamo con in sella Antonello Fada in quarta posizione, Antares del Ma, Zambra la grigia a chiudere Aldebaran. Con le immagini ci portiamo alla curva conclusiva, dove Antares del Ma forza per passare in avanti, ma sui fianchi si presenta minaccioso Vulcano Bay Bonorvesu. Si entra in retta, Antares del Ma prova a scappare via lungo la corda, mentre Vulcano Bay Bonorvesu, sotto la spinta di Fadda, vedremo nel tratto ultimo prendere la meglio e andare a vincere anche abbastanza comodamente. Eccolo qua che passa Vulcano Bay Bonorvesu e viene a trionfare per la quinta volta in carriera il figlio di Bonorvesu ed Estasiata, al secondo posto Antares del Mal, al terzo Zambra, al quarto Valentino Baigonare. Come detto, quinta vittoria in carriera, tre delle quali ottenute con Antonello Fadda, le altre due con Fadda in sella. Aveva vinto a Pisa in una maiden e non nella debuttante, come dirò nell'intervista a Pisa, e poi aveva vinto una buona corsa anche a Capannelle, sempre con Fadda in sella. E noi appunto ci andiamo a ascoltare il jockey di Sassari, Antonello Fadda, e poi soprattutto il signor Franco De Riu, allevatore e proprietario di Vulcano Bay Bonorvesu. Ma con te questo cavallo non trascura. Allora, è andata bene. Lello Fadda, trova il successo con Vulcano Bay Bonorvesu da Pisa 2016 a oggi, ne è passato di tempo. Ma con questo cavallo ci è tirato bene, diciamo, sempre andato abbastanza bene. Oggi la corsa l'avevamo già studiata un po' a tavolino, il compagno di scuderia doveva andare ad attaccare il cavallo che era da battere. È andata bene, no, nessun problema. Sì, anche perché ha battuto un gran cavallo come Antares del Mar, quindi bene così. Sì. Rettifica, non era Pisa 2016 ma 2017, vinsi la debuttanti dei Puro Sangue Arabo. Ti ricordo che ci ho vinto anche a Roma con questo. Sì, è vero, quindi un bel feeling, complimenti. Franco De Riu, per i colori dell'allevamento di Vulcano Bay Bonorvesu si è rivisto il vulcano che conosciamo. Sì, l'altro giorno quando è corso a Chilivane nel Gran Premio, il cavallo la sera ha avuto quell'influenza che tutti i cavalli hanno passato questo periodo scorso. Con un 41 di febbre è rientrato a casa, oggi è rientrato, era in formissimo, abbiamo fatto il giochino di scuderia e l'ha portato a casa. Sì, una corsa letta bene che vi ha sì, premiato. Sì, una corsa con una bella andatura, una corsa abbiamo fatto fare il lavoro giusto ai cavalli. Sì, a Valentino che ha fatto il suo. Senti, ora si entra nel vivo delle corse clou sì. dei Puro Sangue Arabo anziani, di 3 anni, e lui si esatto. candida Mi come... rientro con loro due che stanno benissimo e con i puledri. Adesso rientriamo anche con i puledri che non hanno ancora debuttato. Quindi ma sono in vi formissima aspetta un tutti bel periodo. e stanno benissimo e sono cavalli da corsa. Complimenti a tutto il Grazie. team. Bene, abbiamo sentito anche il signor Franco De Riu, facciamo i complimenti a tutto il team di Vulcano Bay Bonorvesu per questa vittoria, ricordando che Vulcano Bay Bonorvesu, come ho detto prima, è figlio di Bonorvesu ed Estagiata, entrambi sono fratelli uterini perché sono figli di Elmas Bonorvesu da Rubis da Carrere, mentre Estasiata da Jabel, però la madre è sempre Elmas, quindi un incrocio inedito anche nel mondo del puro sangue arabo. Quindi complimenti a tutti. Passiamo anche, restiamo in tema di puro sangue arabo per celebrare anche la vittoria di Bantu Dezzamaglia, che giunge alla sua prima vittoria in carriera. Con le immagini siamo nella dirittura opposta, perché fino a qui non è successo nulla, un ritmo abbastanza blandissimo, devo dire, tutt'altro abbastanza trascendentale, con Bantu Dezzamaglia che se l'ha fatta davanti, scortato dalla compagna di training Brahma. In questo momento
Bajigalupo, Bashera e Bataclan. La corsa entra nel vivo nella curva conclusiva, dove Bantu del Zamaglia si deve difendere dagli attacchi di Bataclan prima e poi, come vedremo, da quelli di Bontà Sarda, che con un bel finale giunge al secondo posto. Poi vediamo Bantu del Zamaglia, la frusta di Alessandro Fiori, che deve difendersi da Bataclan. Bajigalupo all'interno, mentre dall'esterno in giubba verde, cap bianco, piomba, velocità doppia, Bontà Sarda, come vedremo, che trova una bella pedalata, però Bantu del Zamaglia aveva fatto i conti giusti e viene a vincere per la prima volta in carriera questo figlio di Schacht. Elena del Zamaglia, la stessa mamma di Zuppeddu del Zamaglia, del plurivincitore Nuraghe del Zamaglia, quindi allevamento Comida in grande spolvero quest'anno, perché comunque ha trionfato 3 volte già con 3 puledri. Bandido del Zamaglia, lo sfortunato Bandido del Zamaglia, Baikundeu del Zamaglia, e ora è arrivato anche il successo di Bantu del Zamaglia. Settima stagionale invece per il team Brocca. Noi ci andiamo a sentire Alessandro Fiori e le sue impressioni su questa vittoria. Alessandro Fiori, un altro successo, questa volta con Bantu del Zamaglia, cavallo regolare che era anche atteso. Sì, se la meritava tutta, l'altra volta è stato un po' sfortunato. È arrivato secondo, oggi se la meritava tutta. Tutta davanti ha gestito. Davanti sì, si è fatta una natura anche troppo tranquilla. E poi si è fatta una lunga progressione dalla partita. Sì, sicuramente un bel prospetto anche per il futuro. Sì, Complimenti, Alessandro. grazie mille. Bene, abbiamo sentito anche Alessandro Fiori per la vittoria di Bantu del Zamaglia. Quindi complimenti a tutto il team, all'allevamento storico del signor Luigi Comida, che ne era qua ai colori e all'allevamento. Ritorna anche lui al successo, dopo appunto l'ultima credo che sia stata quella di Zuppeddu del Zamaglia. Passiamo ora alla corsa dei gentlemen, dove si registra il successo di Nilasi, che trionfa la prima in Sardegna per i nuovi colori del team Mattia Tocco e Susanna Pinna, cavallo acquistato un mese fa e che subito premia i suoi nuovi proprietari con in sella Luca Cottu, una corsa anche qua su 2000 metri, dove il Reflyer ha provato a farsela davanti, qua stiamo vedendo il primo passaggio davanti ai tribuni, il Reflyer via col vento, tenuta, no, Zalsim, che viene richiamata la frusta, Nilasi tenuta, mentre all'attesa si poneva Enville con il neopatentato, alla sua terza uscita, sta in carriera, Pietro Piu. Si passa addirittura opposta alle tribune, via col vento, rompe gli indugi e passa, anche perché si presenta abbastanza in mano, la figlia di Desert Prince, quindi via col vento che passa nei confronti di tenuta all'interno, Reflyer richiamato a maggior impegno da Luca Cotu, Nilasi, via col vento, sembra facile nelle mani di Pietro Brocca, come vedremo anche quando si presenterà in retta, sembra che ha tanto da spendere, si arrocca lo steccato. Via col vento, tenuta, resta lì all'interno, mentre Nilasi inizia una lunga progressione, un po' macchinosa, devo dire, anche se c'è da ricordare che portava in groppa 77 kg, credo, o 76, comunque abbastanza per affrontare la salita di Sassari. Qua si ingamba come scollina e ingaggia un duello con Enville e Luca Cotu riesce a mettere la testa davanti a tutti, Nilasi, per la prima in Sardegna. Quarta vittoria invece in carriera per questo cavallo che veniva da Ottime Compagnie. Stiamo vedendo intanto il replay di Nilasi. Bravo Luca Cotto a crederci fino alla fine a bollare Enville. Bravo comunque anche Pietro Piver, la sua terza uscita in carriera. Noi facciamo un grande in bocca al lupo. Al terzo ha concluso via col vento, al quarto si è mantenuta tenuta. Quindi vittoria per Nilasi. Purtroppo non abbiamo il contributo di Luca Cotu per un problema tecnico, l'intervista non è stata portata a compimento. Comunque abbiamo un raggiante Mattia Tocco e noi ce l'andiamo a sentire. Mattia Tocco, proprietario di Nilasi, inedito in Sardegna, trova la prima vittoria, la prima uscita, una bella soddisfazione. Beh sì, diciamo di sì. Niente, siamo soddisfatti perché comunque va tanto peso. Sassari comunque è una pista selettiva, secondo me, che può, se non la conosci bene, i cavalli delle prime uscite hanno sempre qualche difficoltà, magari dopo che si abituano riescono a fare le due salite. Comunque le due salite con 76 kg bisogna farle, Sì, e diciamo. lui l'ha fatto nel migliore dei modi, cogliendo il successo pieno. Senti, è un cavallo che sicuramente vedremo anche protagonista nei fantini, nelle corse
certo, quelle che contano, perché viene da buone categorie dalla penisola, quindi è un cavallo anche acquistato per fare. Sì, 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 l'abbiamo preso per quello, per averne uno, a parte Furudo, un attimino di, con qualche linea diversa dagli altri. Quindi siete, questa vittoria vi dà ancora più fiducia. Ancora più fiducia, certo. Premiati nell'acquisto, complimenti a te e alla tua socia. Grazie, che... Susanna ringrazia per perché... Ok, e niente, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a te. Bene, abbiamo sentito anche Mattia Tocco, soddisfatto per questa vittoria, la prima stagionale per questo team, che ha investito un po' sui cavalli con passione e dedizione. È arrivata questa gioia. Facciamo un grosso in bocca al lupo a questa una nuova società, per il futuro, infatti. Quindi complimenti a tutti. Passiamo ora alla Maiden per Anglo-Arabo di 3 anni, dove il successo è andato a Bolero de Florinas, il portacolori del signor Giuseppe Gattu, al trading di Antonio Cotu con in sella Gavino Sanna. Cosa che ha visto inizialmente il fondo arabo Boaz andare davanti nei confronti di Brigada dei Sedini, in terza posizione si manteneva Bienvenue Flambe, mentre vediamo quello con i paraocchi blu, Bolero de Florina in giubba gialla. Brigada dei Sedini prova a fuggire via all'ingresso in retta, ma viene subito avvicinato da Bienvenue Flambe e unitamente anche da, da Bolero de Florina, che si trova un po' in difficoltà nel... Nel completare la curva, Gavino Sanna accompagna tanto, ma poi vedremo che quando si mette dritto troverà la giusta pedalata, staccando anche abbastanza faccia. Eccolo qua, in mezzo a Brigada dei Sedini e Bienvenue Flambe prende la meglio. Anche chiaramente Bolero de Florina, figlio di Golden Titus e Gardenia Baia, secondo figlio di Golden Titus a vincere. Gardenia Baia proviene dall'allevamento storico dei Campus di Florinas, quindi complimenti anche a Marta Campus che trova la sua prima vittoria da sola come allevatrice, quindi brava Marta, l'avevamo sentita, avevamo ripercorso un po' la storia del suo allevamento con, nel periodo di quarantena, quindi una vittoria meritata sicuramente per chi svolge questa... l'allevamento, chi porta avanti l'allevamento con passione. Bravo Gavino Sanna, il doppio di giornata, 14ª vittoria stagionale per il team di Antonio Cotu, che si conferma e ribadisce il suo ruolo, il primato nel TARF isolano, e noi ci andiamo a sentire per Bolero de Florinas le impressioni di Gavino Sanna. Gavino Sanna con Bolero de Florinas, prima vittoria in carriera per lui, l'altro giorno è quarto, un po' sacrificato, insomma era la sua portata. Sì, dall'altro giorno debuttava su un quarto, era millimetri per lui, millimetri un po' corta. Oggi 1005 avevo fiducia, perché l'altro giorno al debutto mi ha fatto un bel finale su un quarto. Oggi, come ho detto, andavo 1005 con piena fiducia, che guarda, ho messo subito lì terzo, quarto, e mi sono fatto portare fino all'addirittura per spostare e venire a casa. Beh. Avete anche bene, si è staccato bene in fondo, sì, un buon prospetto anche per un buon prospetto, ancora in fondo ne avevo ancora tanto. Ok, complimenti Gavino. Grazie. Bene, abbiamo sentito anche Gavino Sanna, che ha confermato che questo può essere un buon prospetto, sarà poi il tempo a dire chi è Bolero de Florinas. Comunque due corse, un quarto e un primo, credo che sia un volume di marcia di tutto rispetto. Bene. Restiamo in tema di allevamento sardo, perché da Florinas ci spostiamo a Campeda, dove c'è l'allevamento storico del signor Giovanni Detta, perché a Follonica ha centrato la vittoria con Venus de Campeda. Il cavallo della Connection di Danilo Todd e Massimiliano Muzzi trova il primo successo in carriera. È un figlio di Spantu de Campeda e Fainera de Campeda, anche loro fratelli uterini, la mamma... Urania de Campeda, quindi il ritorno al successo per questo allevamento che pensate non vinceva dal 2006, quindi 14 anni fa, e vinse proprio a Chirivani in un mattino con gli Spantu de Campeda. In sera c'era Giuseppe Ercegovic, qua stiamo vedendo le battute finali, dove subisce l'attacco di Ametista da Claudia, qua si deve difendere con le unghie e con i denti Venus de Campeda, all'esterno un'alta luna, Sultano da Claudia, insomma una compagnia anche un po' tosta, perché questi erano tutti... sia un'altra luna, Mattista da Claudia, vincitori nelle ultime prove, ma Venus de Campeda, sfruttando anche il paesetto, trova il giorno giusto per colpire e trionfare
come detto, per la prima volta in carriera. Quindi complimenti a tutto il team. Vediamo Sultano da Claudia in seconda posizione, al terzo Ametista, mentre al quarto conclude un'altra luna. Quindi complimenti a tutto il team. Restiamo sempre a Follonica con le immagini. Restiamo sempre a Follonica per celebrare anche il successo di Bosea. Questa cavalla di 4 anni, la prova è infatti per soli cavalli di 4 anni, ha trovato la seconda vittoria in carriera, sempre con Giuseppe Ercegovic in sella. Qua siamo nell'ultimo tratto, dove imboccano i cavalli la curva finale. Al comando Angelo Rosso aveva provato ad anticipare le mosse di tutti, ma poi vedremo che in retta si deve arrendere a Bosea, questa figlia di Lord Debonorva e Bosilvia da Clodia, preparata e presentata da Dino Pesce. I colori sono quelli del signor Paolo Boschi. Lei, ricordiamo, che è una sorella piena di cristallo da Clodia, una linea di sangue comunque un po' tardiva, come dimostra lo stesso cristallo, che però alla lunga ha fatto vedere di essere di prima categoria. Quindi bene Bosea, che batte Angelo Rosso, Bobina e Aiduentos. Ricordiamo Bobina e Aiduentos, due cavalli dal sangue blu, perché Bobina è sorella piena di Ribelle da Clodia, mentre Aiduento sia un figlio di Dottor Devius e Calum, un po' in difficoltà in questa fase della loro carriera. Chissà che in futuro possano dire la loro. Comunque bene Bosea, che aveva vinto anche a Fucecchio nelle cose che ci sono state a fine luglio. Complimenti quindi a Dino Pesce e al signor Paolo Boschi. Restiamo a Follonica anche per vedere il primo successo di Scontrosa da Clodia e il tris di Giuseppe Cerovici con il mezzo sangue. Però il giorno del convegno di Follonica aveva fatto un bel poker. Qua vediamo prendere la testa, è una cosa tatticamente perfetta quella di Cerovici, perché gestisce a proprio piacimento i parziali e poi si staccherà comodamente in retta finale, dove non può nulla Rodrigo Baglio e Zio Giù. Qua adesso ci portiamo con le immagini alla curva conclusiva, dove Scontrosa da Clodia è davanti, all'esterno in giubba rossa e una vecchia conoscenza del galoppo sardo Zio Giù. Rodrigo Baglio rimane all'interno, in quarta posizione vediamo anche World Time Pontadurma. Scontrosa da Clodia viene a vincere abbastanza comodamente questa figlia di Bombolino, Tonkawa, sia come Bosea sia Scontrosa da Clodia provengono dall'allevamento targato da Massimiliano Natuzzi, mentre la connection è quella di Mattia Chiavalsa e Rossana Cordoni, quello del signor Mario Giusti. Complimenti per questa prima vittoria in carriera, una cavalla molto veloce che potrebbe tornare utile in altri contesti, Scontrosa da Clodia. Bene, abbiamo detto tutto per quanto riguarda le corse, adesso ci vediamo la clip con i pronostici. L'analisi delle 6 corse in programma giovedì 13 agosto all'Ippodromo Pinna di Sassari, l'ultimo convegno di questa mini riunione estiva. In programma c'è il Palio dei Candelieri, il Criterium Turritano, il Nino Calvo, insomma tante belle corse, e noi ce le andiamo a vedere nell'analisi di SpoonRiver.biz. Quinto e ultimo convegno all'Ippodromo Pinna di Sassari della riunione estiva, in programma giovedì 13 agosto. Un convegno interessantissimo che propone il Criterium Turritano come corsa principale, anche bella la prova dei puro sangue di 4 anni oltre nel Palio dei Candelieri e poi il Nino Calvia. Prima corsa fissata per le ore 17.35, dove scenderanno in pista in un handicap sui 1500 metri i cavalli di 3 anni oltre: Nilasi, Ready Cross, Rumba Star, Limberten, Partita dell'Alger, Salvia dell'Alger, San Marcos, Temugin, Pitti di Giù e Lumacorno. Corsa molto incerta, Nilasi apre la scala dei pesi dopo anche la vittoria che abbiamo visto appena commentata di una settimana fa, quindi Nilasi con Sanna Gavino in sella può essere il cavallo da battere. Ready Cross si deve un po' ritrovare sul tracciato amico. Bene anche Rumba Star nell'ultima in prima categoria, quindi corsa molto aperta. La tre anni Partita dell'Alghero può pagare questo fatto. Occhio anche a Temujin, un cavallo positivo, e San Marcos, che se lasciato libero di impostare in avanti può fare l'arrivo. Interessante anche vedere la condizione di Pitili Joe.
Seconda corsa, criterium turritano alle ore 18.05 per cavalli di 2 anni, una condizionata con un montepremi di 12.100 euro. Bora dell'Alger, Buratina Cool, Cala Ginepro, Daphne dell'Alger, Dauri dell'Alger, Lori Rituni, Piatto e Oro e Sapala Umbrossa. Corsa che vede favorita logica, direi, l'imbattuta in Sardegna Sapala Umbrossa, anche dopo il canter di saluto dell'ultima sortita, quindi sicuramente lei la base, non si scappa da Sapala Umbrossa che avrà in sella la sua monta abituale Gavino Sanna. Di contro Bora dell'Alger, siamo curiosi di rivederla all'opera dopo la bella vittoria al debutto a Chirivani. Buratina Cool, abbiamo visto che con l'aiuto dei paraucchi è venuta parecchio avanti. Cala Ginepro è un'altra che ha vinto al debutto. Insomma, le piazze saranno abbastanza combattute. Dauri dell'Alger desta curiosità, visto che la prima monta di scuderia Nino Murri è andato su questa debuttante, quindi staremo a vedere. Senza dimenticare ovviamente Lori Rituni, che ha 2 secondi dietro Sapala Umbrossa, è da rivedere dopo l'ultima prestazione, ma sicuramente una cavalla che conta in questo contesto, almeno per le piazze. Quindi Sapala Umbrossa nel criterium turritano sarà la favorita anche al betting. Terza corsa, una prova per sole femmine di anglo-arabo di 3 anni, una condizionata sui 1500 metri, con una dotazione di 6600 euro, 12 al via. Babilonias, Bandiera de Bonorva, Baila Bonita, Belina, Belem, Belfagor, Bella, Chisusole, Ben Cammina, Big Lady, Botswana, Brigada de Sedini e Buglia Esera. Corsa intricata sui 1500 metri, dovrebbe contare la vittoria di Bandiera de Bonorva al debutto, senza dimenticare Baila Bonita, quinta all'internazionale, era fatta un paio di corse positive, sicuramente anche lei è una cosa da tenere in considerazione, alla pari di Babilonias, si rivede dopo l'impegno di una settimana fa anche Botswana. Bella Chisusole, lo stesso, una cavalla che ha vinto a 1000 metri, insomma, una corsa molto aperta, Brigada dei Sedini che sta venendo avanti corsa dopo corsa, insomma. Non c'è un favorito netto, da anche Belina comunque sarà della partita, lei è seconda al debutto, quindi staremo a vedere, corsa incerta. Quarta corsa, premio Agriturismo Montentoso sui 1500 metri per anglo-arabo di 4 anni e oltre, 6600. La dotazione, Verbena Rosa, Basantese, Altani da Ghenta, Aquila da Ghenta, Artigiano, Asmirapi, Aster, Astro da Ghenta, Wolverine, Venere, Viole Leduc e Zafidora. Vedendo un po' la situazione, credo che Verbena Rosa verrà ritirata sul campo, quindi spazio ad Astro da Ghenta, una scommessa questo fondo arabo contro il fondo inglese, però i 1500 metri potrebbero fare la sua portata, anche perché di contro ci avrà Viole Leduc, che è una cavalla che ha fatto bene a Sassari, la distanza sembra alla sua portata, anche Venere comunque della partita, perché a Sassari ha sempre fatto bene, da rivalutare Aquila da Ghenta, Artigiana, Smirapi, Aster, sono i 4 anni che vanno incontro contro i vecchi, quindi corsa anche qua molto interessante, senza scordare Altani da Ghenta, insomma, anche qui molto intricata, i pesi poi sono bassi per tutti, quindi staremo a vedere chi la spunterà. Con la curiosità è vedere Astro da Ghenta con i fondi inglesi per capire di che passo è fatto questo cavallo. Quinta corsa, premio Nino Calvia, un handicap limitato per fondo arabo di 3 anni sui 2000 metri, quindi è un antipasto di ciò che verrà a Chirivani. Benito apre la scala dei pesi con 62 kg, seguito da Batuman, Baldo Boy, Bimbuban, Barbaricino, Bailami, Bodale e Brezza Dorada. Otta al via, dove il pronostico si focalizza sui primi 3 della scala dei pesi, ovvero Benito, Batuman e Baldo Boy. Tutti e 3 vincitori in stagione, gli unici dello schieramento, quindi spazio a loro. Anche se Bimbumbal non è dispiaciuto nell'ultima sortita, e anche Barbaricino, un cavallo che secondo me può fare bene in questo contesto, almeno per la piazza. Quindi Benito però che allunga la distanza, vediamo se ciò che si è intravisto di questo cavallo è confermato sui 2000 metri, però di contro avrà anche Baldo Bug, che secondo me è un cavallo che
Preferisce qualche metro in più, Batuman, sicuramente della partita. Insomma, sono questi i cavalli per il secondo SportRiver.biz del Nino Chiavia. Il sipario si chiude con il Palio dei Candelieri, una corsa per puro sangue inglese di 3 anni oltre, scusate, 2000 metri, dipinto Bunora dell'Alghero, Baroque dell'Alghero e Crastu dell'Alghero, Lord Queen e Heart of Stone, Valenti ad hoc, Conspirator, Kim Superstar, Bacon, Angel You e Bello di Tony. Anche qui corsa davvero incerta. Nel frattempo segnaliamo anche il ritorno in Sardegna a montare di Fabia Branca, che sarà in sella a Lord Queen. Qua la forma è per tutti è quasi buona, perché dipinto è entrato l'altra volta. Bunora dell'Alghero ha vinto in surclasse di BBA Italia. Baroque ha vinto bene nei 3 anni. Crast è una cavalla positiva. Lord Queen sta attraversando un bel momento di forma. E Heart of Stone è il campione uscente di questa prova, ha vinto al rientro a Chilivani. Valenti ad hoc ne ha vinto due di fila. Conspirator l'abbiamo visto vincere nell'ultima sortita. Kimi Superstar è rientrata bene ed è quarta. Bacon è un cavallo positivo. Angel You è Bello di Tony, uguale. Quindi la scelta è molto difficile. Tutte e 12, secondo me, sono della partita. Conterà anche il peso, perché da dipinto a Bello di Tony ballano 10 kg. La forma conterà tanto. Io andrei comunque su Bunora dell'Alghero, perché mi sembra la cavalla, vista al BBA Italia, sembra la cavalla davvero più in forma. Anche Baroque, Nino Murro è andato su Baroque, ci crede tanto su questo cavallo. Comunque io andrei su Bunora, Lord Queen, Valenti ad hoc, 2000 metri, dovrebbero essere meglio dei 1500, occhio e Heart of Stone. Insomma, niente, è una corsa molto difficile, non si può neanche non citare Dipinto, l'anno scorso secondo. Insomma, staremo a vedere. Questo è il tutto per l'ultimo convegno turritano, che si disputerà, ricordo, giovedì 13 agosto. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, mettete mi piace alla pagina Facebook ufficiale SportRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SportRiver Biz Channel.